Ben ritrovati amici per la 200esima volta, chi l'avrebbe mai detto quando ho cominciato a fare questi video? Quindi vi faccio un grazie ora all'inizio del video, poi magari in fondo farò tutti gli ulteriori ringraziamenti che devo fare. E per questa occasione mi sono lasciato una mega anteprima che corona un po' il mio 2020 ludico, anche se comunque siamo nel 2021, però ecco, il balzo che ho fatto dallo scorso Essen Digital, Spiel Digital del 2020, dove ho cominciato a contattare degli editori stranieri per collaborare, perché comunque avete visto negli ultimi tempi sono arrivate tante novità non localizzate, mi ha portato qui fino ad oggi a parlarvi di uno dei giochi che coroneranno l'anno ludico 2021, perché già adesso sono in cantiere 10 localizzazioni in 10 stati a giro per il mondo. Quindi con molto molto piacere oggi vi farò vedere come funzionerà Furnace appena arriverà anche in Italia. Intanto ecco la bellissima scatola, leggiamola un po'. 2-4 giocatori, 12 più l'età, 30-60 minuti a partita, un po' pessimista. Ideato da Ivan Lashov ed edito dalla Hobby World, che ringrazio veramente di cuore per avermi fornito la scatola protagonista del video di oggi e per potervi parlare di questo gioco in attesa dell'edizione italiana che avverrà a cura della DV. Questo che ho tra le mani è un gioco di engine building, anche se secondo me è il gioco di engine building, perché secondo me da qui in avanti nessun altro gioco si potrà avvicinare alla bellezza e eleganza di questo gioiellino, che come ogni board game designer russo ci ha insegnato, ha un regolamento molto semplice, lineare e una durata contenuta. La spiegazione credo che sarà veramente veramente veloce e quindi tra veramente poco ci vedremo per delle considerazioni. Voglio fare un appunto sulla scelta di questo gioco per il 200esimo video. Io l'avevo messo come top 1 tra le uscite dello scorso Essen Spiel e da allora ad oggi esiste solo l'edizione in cirillico che mi è stata fornita, però quando ci saranno le localizzazioni a partire dalla metà di questo 2021 il gioco sarà disponibile praticamente ovunque, italiano incluso. Però non era il gioco che avevo pensato per il 200esimo video, o meglio, era una delle opzioni anche se ancora non era in mio possesso, e c'è stato un recensore collega che mi ha dato questa idea, che ringrazierò magari alla fine del video, e già nel tutorial o nel setup gli farò un omaggio con uno dei suoi tormentoni. Per cui vediamo come funziona. Creiamo sul tavolo la riserva delle risorse, delle monete che saranno anche i punti vittoria e degli ingranaggi. Le risorse in questo gioco sono di tre tipi, avremo il carbone, l'acciaio e il petrolio. Questo piattellone di cartone servirà sia per sistemarci sopra il mazzo degli edifici, debitamente mescolato e col lato base rivolto verso l'alto, sia anche come contaturni inserendoci questo ingranaggio. Ogni giocatore riceverà tramite sorteggio un edificio iniziale e un personaggio. L'edificio iniziale darà al giocatore, guardando queste icone in alto, le sue risorse iniziali che verranno pescate dalla riserva. Ecco fatto, in questo modo. Il personaggio invece darà un'abilità particolare al giocatore per l'arco della partita. Ce ne sono 5 nella scatola e ognuno permetterà al giocatore di sovvertire le regole che vi spiegherò tra poco, ma non starò a elencarli tutti. Ogni giocatore poi sceglierà il proprio colore e riceverà uno di questi tassellini di cartone che serviranno solo per ricordare il colore che ha scelto, ma soprattutto 4 di questi gettoni in 4 grandezze e valori. Scelto a caso un primo giocatore, gli andrà dato questo sobrio aquilotto e saremo già pronti per iniziare. Una partita a questo gioco ha una durata di 4 turni e ogni turno è suddiviso in 2 fasi, una fase d'asta e una fase di produzione. Iniziamo dalla fase d'asta. Un giocatore dovrà sistemare carte a centro tavola in relazione al numero di giocatori al tavolo. 6 carte in 2 giocatori, 7 in 3 e 8 in 4 giocatori. La carta che sta in cima al mazzo di pesca non sarà un'anticipazione per i giocatori della prima carta che scenderà in campo in questa fase. Il giocatore che distribuirà le carte dovrà
alzare il mazzo, sistemare la prima carta nel mezzo e poi cominciare a sistemare le carte. In questo modo tutte saranno a sorpresa. È bene sistemare le carte in un ordine che vada o da sinistra a destra o comunque con un orientamento che sia chiaro a tutti i giocatori, perché queste carte dovranno essere conteggiate in un ordine prestabilito. Vediamo l'anatomia delle carte. Queste sul loro lato base avranno in alto questa striscia che si chiama compensazione, la loro immagine, e sotto i loro effetti. Ci sarà un effetto già illuminato che sarà l'effetto base. Quello sotto in trasparenza sarà l'effetto avanzato che i giocatori potranno sbloccare se riusciranno ad aggiudicarsi questa carta e se riusciranno a migliorarla. Tutti questi concetti vi saranno più chiari tra poco. A questo punto la fase d'asta potrà iniziare. Partendo dal primo giocatore e poi in senso orario, ognuno prenderà uno dei suoi dischi e lo sistemerà su una carta. Ci sono solo due limiti per il piazzamento dei dischi. Potremo sistemare un nostro disco su una carta dove non sia presente già un disco del nostro colore o un disco dello stesso valore. Quindi in questo esempio potremo sistemare questo nostro 1 su qualsiasi carta tranne che su queste due, in quanto se lo sistemiamo su questa c'è già un disco dello stesso colore, su questa un disco dello stesso valore. Però potremo sistemarlo su quest'altra dove è presente un disco non dello stesso valore o colore. Quando sistemiamo più dischi sulla stessa carta è bene metterli così a piramidina in modo da rendere più agevole la fine della fase d'asta. E si andrà avanti con questa fase fin quando tutti i giocatori avranno sistemato tutti i loro dischi sulle carte. Questa fase ha una particolarità solo per la partita a due giocatori. Quando giochiamo in due giocatori dovremo comunque preparare un terzo colore di dischi. Sarà infatti presente una specie di terzo giocatore fantasma, che sarà sempre e comunque il terzo di turno, che dovrà sistemare il disco di valore minore su una carta sorteggiata a mezzo del dado. Con questo sistema, comunque, anche nelle partite a due giocatori saranno sempre presenti tre colori sulle carte. Alla fine della fase d'asta cominceremo a risolvere le carte nell'ordine stabilito. Partiamo dalla prima, una carta su cui non è presente neanche un gettone verrà scartata. Passiamo alla seconda, la carta sarà aggiudicata dal giocatore che ha giocato il gettone di valore maggiore, che sarà sempre quello più in basso della piramidina, in questo caso sarà il bianco. Tutti gli altri giocatori riceveranno la compensazione, ovvero riceveranno quanto riportato sulla riga di compensazione in alto della carta, moltiplicato il valore del gettone che hanno piazzato. Le compensazioni saranno di due tipologie. Avremo la raccolta. Questo tipo di compensazione permetterà al giocatore di ricevere le risorse elencate qui in alto, moltiplicate il valore del suo gettone. Se avessimo sistemato il nostro 2 qui sopra, prenderemmo due risorse acciaio. Ci saranno poi le compensazioni a conversione. Queste ci permetteranno di convertire delle risorse già in nostro possesso per riceverne delle altre o dei punti. Se avessimo piazzato il nostro 2 qui sopra, avremmo potuto convertire un acciaio in un petrolio per un massimo di 2 volte. L'ordine con cui risolviamo le carte all'asta è importante, in quanto, per prendere l'esempio delle due carte che vi ho fatto vedere adesso, se le risolviamo in questo ordine potremo pescare l'acciaio con questa compensazione e convertirlo in petrolio con quest'altra. Se invece l'ordine fosse inverso e qui non avessimo l'acciaio, non potremmo utilizzare questa conversione anche se ne avremmo diritto. Pescheremo solo successivamente l'acciaio. Quindi, fatta la compensazione, riprenderemo il nostro gettone e la carta andrà in questo caso al giocatore bianco. Andiamo alla carta successiva. Il rosso riceverà la compensazione moltiplicato per 1. Il bianco la compensazione moltiplicato per 2. Noi che siamo il giallo riceveremo quella carta, il giocatore che si aggiudica la carta non riceverà alcuna compensazione. Si andrà avanti poi in questo modo per conteggiare tutte le carte che erano disponibili. Dopo che tutte le carte all'asta saranno state date ai giocatori che le hanno ottenute, andremo alla fase di produzione. Se non avete ladri al tavolo, è una fase che potrete giocare in contemporanea. Nella fase di produzione tutti i giocatori potranno attivare le loro carte per cercare di produrre e convertire risorse al fine di ottenere monete, che vi ricordo essere il punto di questo gioco.
Ogni giocatore potrà attivare tutte le sue carte solo una volta per ogni fase di produzione, compresa anche la sua carta iniziale. Tutte le abilità delle carte dovranno essere lette dall'alto verso il basso. Non potremo quindi attivare la prima abilità di una carta, sospenderla e andare a attivarne un'altra per poi tornare a finire l'attivazione delle successive abilità di una carta precedentemente attivata. Quando passiamo ad attivare una carta successiva, quella precedente non la potremo più attivare. Anche le abilità delle carte avranno le stesse due tipologie delle compensazioni, produzione e conversione. I giocatori saranno obbligati ad effettuare per intero tutte le produzioni che le carte consentono di fare. Per quanto riguarda invece le conversioni, i giocatori potranno decidere se effettuarle o meno, o se effettuarle un numero di volte inferiore rispetto al massimo consentito dall'abilità della carta. Facciamo un esempio pratico che è più semplice. Attiviamo questa carta. La sua abilità ci permette di pescare un acciaio. Giriamo quindi leggermente la carta per ricordarci di averla attivata e peschiamo la risorsa che ci spetta. Attiviamo poi quest'altra che ci permette di pescare due carboni. E anche in questo caso giriamo la carta e peschiamo i due carboni. Abbiamo solo tre carte, ci rimane da attivare la nostra carta iniziale. Come prima cosa, questa ci permette di ricevere un ingranaggio che verrà pescato dalla riserva. Dopodiché potremo scartare due carboni per ricevere due monete e potremo fare questa vendita un massimo di due volte. Abbiamo solo tre carboni, quindi ne possiamo scartare due per ricevere due monete. L'ultima riga di ogni carta iniziale dei giocatori permette di migliorare le carte che pescheremo via via a mezzo delle aste. Solo la carta iniziale dei giocatori possiede questa abilità. In questo caso, al costo di un ingranaggio e un carbone, potremo migliorare una carta. Il miglioramento potrà essere effettuato su tutte le carte in nostro possesso, purché abbiamo sufficienti risorse. Quindi scartiamo le risorse necessarie e giriamo sul dorso una delle carte in nostro possesso. Questa carta che abbiamo migliorato l'abbiamo già utilizzata nel turno, quindi non la potremo riutilizzare un'altra volta nel turno perché l'abbiamo migliorata. Dovremo aspettare il turno successivo. Se l'avessimo invece migliorata prima del suo utilizzo, avremmo potuto usufruire della sua abilità migliorata. Con questo miglioramento abbiamo sbloccato comunque la sua abilità di vendita del petrolio, quindi nei turni successivi, se riusciamo a trovare qualcosa che produce petrolio o ce lo aggiudichiamo durante la fase d'asta a mezzo compensazioni, lo potremo vendere con la sua abilità. Quando un giocatore avrà attivato tutte le carte in suo possesso, carta iniziale inclusa, terminerà la fase di produzione, potrà quindi rimettere in piedi tutte le sue carte e manterrà per i turni successivi le risorse avanzate. Verrà poi passato l'aquilotto al giocatore successivo in senso orario e si farà scendere l'ingranaggio contaturni alla posizione successiva. La partita va avanti in questo modo fin quando non sarà stato giocato per intero il quarto turno. Alla fine anche del quarto turno tutti i giocatori sommeranno insieme le monete che avranno acquisito durante l'arco della partita. Il giocatore col totale più alto sarà il vincitore. In caso di parità, lo spareggio sarà vinto in prima battuta dal giocatore che avrà più carte edificio acquistate durante l'arco della partita, in seconda battuta dal numero di risorse residue. Ed eccoci qua di ritorno, è stato breve come vi avevo promesso. Vediamo subito i materiali. Il bianco panna la fa da padrone per permetterci di apprezzare la grafica di questo gioco, è veramente meravigliosa. Tutti i disegni sono fatti a regola d'arte, addirittura le carte tra fronte e retro, quando le miglioriamo, avranno la stessa fabbrica, leggermente migliorata insomma anche nel disegno. Per quanto riguarda cartoni e legni, nulla di eccelso, ma assolutamente tutto pratico e affidabile. Non gradisco particolarmente i cartoncini colorati per i giocatori per ricordarsi che colore siamo, perché alla fin fine, insomma, tutti lo sappiamo, probabilmente mancava una fustella e non sapevano come riempirla. Figata il segnaturni con l'ingranaggio, che è veramente carino. Quindi nel complesso niente di eccezionale, ma tutto comunque funzionale. E come vi dicevo prima, le meccaniche sono veramente semplici. Il turno è diviso in due metà. Nella prima i giocatori si spartiranno con quell'asta le carte che saranno a disposizione. Il giocatore che piazzerà il dischetto di valore maggiore si prenderà la carta, tutti gli altri prenderanno la consolazione. Si andrà poi alla produzione, dove ogni giocatore potrà attivare tutte le sue carte una volta sola.
e quindi i giocatori potranno ricevere risorse, convertirle e venderle per prendere soldi che saranno anche i punti. Si va avanti per 4 turni, alla fine si conteranno i soldi, chi ne ha di più vince. È un gioco assolutamente schietto, asciutto e magari con quello che vi ho spiegato, anche con la lunghezza della dimostrazione, vi potrà sembrare un gioco banalotto. Ma vi posso assicurare che durante le partite c'è un silenzio di tomba quando cerchiamo di mettere in fila tutte le carte che abbiamo preso per cercare di comporre la catena produttiva più proficua tra quelle a nostra disposizione. Poi è chiaro che comunque il gioco si limita a prendo delle carte, le metto in fila, le attivo e cerco di fare soldi. Ma il come lo facciamo, la cosa veramente bella di questo gioco, perché dà veramente una soddisfazione che non vi dico. Non lo faccio mai, ma voglio fare qualche paragone con altri giochi. Century, il primo, La via delle spezie, Wingspan e Res Arcana. Century perché nelle sue meccaniche ha un po' il sapore di Furnace per quanto riguarda la gestione delle risorse, dove Century magari si limita a Denel San, dai risorsa, prendi risorsa, però ha una lunghezza nella partita molto molto elevata e quindi rischia di venire a noia. E qui i 4 turni che invece abbiamo a disposizione ci permettono di avere un'esperienza molto concentrata. Wingspan invece è anche quello un engine building, ma con una forte componente di fortuna. È comunque un gioco che apprezzo tantissimo, infatti ce l'ho qui accanto al testone, è un gioco che gioco sempre volentieri. Però ecco, è molto fortunoso, anche se anche Wingspan ha solo 4 turni da dover giocare. E l'altro invece è Res Arcana, di cui non ho mai parlato, ma c'è il video del Puzzillo del Sud, che è stato lui a consigliarmi di fare Furnace come 200° video, quindi se non lo conoscete andatelo a vedere e salutatelo da parte mia. Res Arcana è un gioco che anche lì permette ai giocatori di creare un motore, però anche quello rischia di andare troppo per le lunghe per quanto riguarda la lunghezza del gioco, l'attivare sempre la solita carta per fare la stessa cosa. Quindi secondo me, rispetto a tutti i giochi che vi ho detto, Furnace non è una spanna sopra, è la distanza tra la Terra e la Luna sopra. Magari l'unico che si avvicina un po' è Wingspan, non perché sia appagante quanto Furnace, ma perché è rivolto ad un pubblico, a delle situazioni diverse. Furnace è comunque un gioco completamente privo di fortuna, molto schietto, diretto e assolutamente strategico e tattico. E quindi devo dire che chi apprezza i giochi di carte con una componente di engine building deve assolutamente portarlo in collezione appena sarà disponibile. A livello di interazione siamo veramente a zero, ci potrà capitare di pescare una carta che serviva a un altro, ma sarà sempre una carta che prendiamo non per ostacolare il prossimo, ma perché serve a noi. Anche perché altrimenti i gettoni non basteranno per fare la nostra strategia. E delle volte sarà anche importante cercare di non prendere una carta, perché le consolazioni saranno molto più golose rispetto alla carta che le ha disegnate sopra, almeno per quanto riguarda la situazione in quel momento. Venendo ai personaggi presenti nel gioco, le loro abilità sono tutti ben bilanciati, tutti molto caratterizzati, tutti fortissimi, quindi devo dire che anche sotto quel profilo è stato fatto un bel lavoro. Ce ne sono magari solo 5, quindi quando spieghiamo questo gioco ci verrà di dire non ci sono 5 personaggi, ma solo 5 personaggi, così come anche il mazzo degli edifici non è che sia poi così nutrito. Non giocheremo mai tutte le carte nell'arco della partita, però la variabilità potrebbe essere abbastanza bassa andando avanti con l'esperienza di gioco e con le partite che avremo alle spalle. Però non c'è verso di avere due partite uguali alle altre, però ecco, visto che oramai siamo nell'era del consumismo ludico, secondo me le espansioni potranno arrivare e secondo me anche a casa mia. E veniamo ora al suo prezzo. Furnace verrà nuovo tra i 30 e i 35 euro e secondo me a 35 non ci si arriva. È un prezzo assolutamente onesto per il contenuto della scatola e per la sua longevità assolutamente infinita. Come avrete capito, io me ne sono veramente innamorato. L'ho messo magari un po' a scommessa come top 1 della scorsa Spiel Digital, però devo dire che col senno di poi, se c'era una posizione sopra l'1, gliela davo, perché è veramente meraviglioso. Prima di arrivare alla conclusione del video voglio ritagliarmi uno spazio per dei dovuti ringraziamenti. Come prima cosa voglio ringraziare tutti coloro che mi seguono, che sono iscritti al mio canale o che si iscriveranno più avanti e vedranno a posteriori questo video. Ringrazio anche tutti coloro che mi lasciano sempre un commento o per dei complimenti o anche delle critiche, come posso cerco di mettere in pratica, anche se, come dico sempre, io sono autodidatta e quindi quello che faccio o quello che ho imparato a fare l'ho imparato sugli errori che ho commesso nei video precedenti. Quindi portate pazienza, però piano piano cercherò di migliorare sempre di più.
Voglio ringraziare anche il sito Board Game Italia, che è l'organo di maggior diffusione per quanto riguarda i miei video, e tutta la squadra di recensori che c'è dietro. Ne fa parte Vincenzo il Puzzillo, che ho ringraziato prima, ma ce ne sono veramente tanti tanti altri che non sto a elencare perché comunque sono tanti e qualcuno me lo scorderei di certo, quindi farei un torto a qualcuno. Però ecco, andate sul sito, fate in modo di andarci spesso, seguite la pagina Facebook e tutti gli altri social di Board Game Italia, perché siamo veramente una squadra fortissima, perché ne faccio parte anch'io e ne vado orgoglioso. Voglio ringraziare anche altri recensori che piano piano sono entrati a far parte un po' della mia cerchia di amicizie. Voglio ringraziare i Giovonauta, che ogni tanto mi ospitano nelle loro live. Voglio ringraziare Flavio, il Meeple con la camicia, con cui ogni tanto mi sento e mi dà dei consigli. Board Games Francesco, che anche lui mi ospita nelle sue live, e tutti gli altri che ogni tanto mi danno dei consigli o semplicemente mi fanno vedere che apprezzano quello che io faccio. Quindi è veramente un onore far parte della community italiana e di essere anche arrivato a 200 video, perché oggettivamente non è da tutti. Ringrazio poi tutti gli editori, soprattutto quelli stranieri, che hanno creduto nel mio progetto e continueranno a crederci anche in avanti, perché si stanno creando veramente delle amicizie, oltre che delle collaborazioni, e anche di questo ne vado veramente fiero. E ringrazio in ultima analisi anche il mio mecenate, il Bazar di Mercatia, che da quando sono entrati all'interno del mio canale mi hanno permesso di parlarvi con più frequenza di giochi magari un po' più facili da reperire. Quindi veramente grazie di cuore a tutti e spero di poter continuare ad andare avanti e arrivare ben presto a 300 video. E siamo arrivati alla conclusione anche di questo video. Lasciatemi un like se vi è piaciuto o anche un commento. Se avete qualsiasi informazione da chiedere su Fournace vi risponderò sicuramente. In descrizione vi lascio tutti i modi per potermi contattare e consigliare altri giochi. Vi lascio il link al sito del Bazar di Mercatia per potermi aiutare acquistando lì i vostri giochi preferiti. Il link al sito della Hobby World, che ringrazio ancora per aver reso possibile questo video e questa anteprima. E il link al sito Board Game Italia per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità che escono. Qui intorno al mio faccione vi lascio tutti i link a video che reputo importanti per essere rivisti e vi anticipo che il prossimo lo girerò su Runir. Se non siete iscritti, cliccate qui sul pop-up e attivate la campanella. E intanto ci vediamo al 201. Ciao!